Buonasera amici di Studio 100 by Night, ci troviamo a Leporano in provincia di Taranto al Castello Muscettola, dove sta per svolgersi la quarta edizione di Eleganza in Passerella, organizzata da due agenzie ormai rinomate, quella di Maria Pia Montalbano e di Monica Gioffreda. Ci prepariamo ad assistere al meglio dell'eleganza prevista per quest'estate, inserito in un calendario estremamente importante, quello delle attività del comune di Leporano. Quindi seguite il by Night. Taranto, l'esami, Tonio, questa sera cosa ci presenterà? E adesso presentiamo un po' tutto quello che può essere la collezione dell'autunno-inverno, quindi comunque ritorniamo un po' sempre un po' con il discorso di riccioli, manteniamo teste abbastanza voluminose e vaporose, visto che abbiamo lavorato un'estate con carré e testine più lisce, quindi iniziamo a movimentare un pochino tutto ciò che è la texture liscia o mossa. Che danni ha subito il capello durante l'estate? È tragico quasi, direi, cioè deve ripristinare un po' tutto. Comunque per la brava cliente che ha gestito bene con prodotti solari o con delle accortezze e attenzioni, insomma è molto più recuperabile. L'estate è finita, quindi se i danni li abbiamo riservati prima meglio, altrimenti niente, al ritorno ricominciamo un po' con ricostruzioni, trattamenti comunque per ristabilire un po' la struttura, la fibra del capello e ricominciamo a rivitalizzarlo un po', quello è l'obiettivo principale. Allora ricordiamo dove questo miracolo è possibile. È possibile da Tonio e Mimmo Lesami a Taranto in via Abruzzo 64. A Taranto Armando Blasi e Safir. Parliamo della collezione che presenti questa sera qui al Castello Muscettola. Sono tutti pezzi di oreficeria realizzati artigianalmente con pietre dure, turchesi, coralli, perle, un po' pietre estive per lo più, e l'aggiunta di argento e di onice, lavorato sempre a mano. Ma c'è una differenza tra i monili o comunque l'arredo femminile estivo e quello invernale? Beh, sicuramente nei colori e anche nelle linee, più briose, allegre, fantasiose quelle estive, quelle invernali chiaramente un po' più lineari, anche i colori, perché i marroni per l'inverno e bianco e nero e colorato, tinte pastello per l'estate. Le donne si lasciano consigliare o vengono con un'idea già precisa? Purtroppo non tutte, perché molte hanno le idee più precise delle nostre alla fine. E quindi questo fa crescere l'azienda? Sicuramente, aiuta. Che vogliamo ricordare, a Taranto si trova? In via Clavio 18C e in pieno centro nel borgo. Addetta all'opera di cucito incontriamo una fioraia. Rosanna, vogliamo dire precisamente chi sei e dove ti trovi? Io mi trovo a San Giorgio, sono il piccolo fiore, titolare di un negozio di fiori e basta. Bene, allora che cosa stai facendo? Senti, ho realizzato un vestito con dei fiori freschi che dovrà indossare una delle nostre modelle. Ecco, per esempio cosa? Indosserà un abito da sposa, ma poi finisce la sorpresa. Quali sono i fiori? Sono fatte con delle gerbere, con delle rose, con del verde. Vogliamo mostrarlo alla telecamera? La cosa più bella sarebbe vederlo già indossato. E infatti, noi lo vedremo dopo, quindi questa la vedranno in onda successivamente. Pertanto non anticipiamo niente, va bene? Ok. Allora, qual è il fiore che si addice di più ad una donna sensuale? Guarda, tutti i fiori sono belli, l'importante è regalarli col cuore. E io avevo da farti altre domande, me ne hai bruciate tutte. Ok, conservi per la prossima volta, dai. Verrò a trovarti a San Giorgio, in via Zingaropoli 70. Apollonia, quindi parliamo di questo abbigliamento prestigioso adatto ad una sposa moderna ed ad uno sposo moderno che a Taranto e non solo è sposi più.
Sì, e io vorrei dire che in tutti questi anni abbiamo cercato di portare la nostra esperienza nel mondo degli sposi al fine di creare un atelier che, lavorando con onestà e rispetto, cerca sempre di conoscere le esigenze di ogni singola sposa e anche sposo in questo caso. In questo momento, in effetti, di grande emozione, vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno sempre posto fiducia in noi e nei nostri negozi, e augurando gli auguri più infiniti a tutti gli sposi di tutta Italia. Vogliamo ricordare l'indirizzo delle sedi? Allora, per quanto riguarda la sposa, principalmente abbiamo l'atelier che si trova a Statte in via Bensizza 52 e poi abbiamo l'altro in via Cesare Battisti 206A, dove trovate per gli abiti per lo sposo, gli abiti per la cerimonia, per i bambini. Infatti vedrete stasera in passerella anche gli abiti di Carlo Pignatelli Junior. E quindi, insomma, abbiamo cercato di fare un flash anche per quanto riguarda i bambini, le damigelle, tutto, per abbracciare un po' tutto quanto concerne il mondo del matrimonio in sé per sé. A Leporano, il centro di estetica Selene, si occupa esattamente di che cosa, Elena? Della bellezza. Quali sono gli strumenti che ci sono nel vostro centro? Allora, ci occupiamo della bellezza della donna, abbiamo delle attrezzature all'avanguardia, come la luce pulsata, la pressoterapia, abbiamo il solarium, ci occupiamo della ricostruzione delle unghie e tutto ciò che riguarda la donna. Volevo ricordare l'indirizzo della sede? Via Mazzini 7 a Leporano. Carla è la First Lady questa sera in veste ufficiale, nonché la moglie del sindaco di Leporano. Allora, come viviamo l'atmosfera di questa quarta edizione dell'Eleganza in Passerella? È sempre un momento di emozione, emozionante per noi, per tutta la comunità. È un momento che vale la pena di vivere per noi, per Leporano, affinché Leporano arrivi sempre a livelli più alti. Quali sono le aspettative per quest'anno? Le aspettative sono quelle di fare bene, di piacere, di piacersi e di piacere alla gente sempre di più. Quando potremo intervistare suo marito? Quando volete, è lì che vi aspetta, è di là che vi aspetta. Benissimo, buona serata, grazie per essere stata con noi. Grazie anche a te. Qual è? Secondo me, ecco, ha risposto lui, perché non toccava a me rispondere. E vabbè, io non posso usare più di tanto, anche perché ho la prova. Senti, adesso hai un po' di brillantini sulla bocca, le vogliamo levare? Sì. Ecco, perfetto. Ecco, grazie. E la Weber? Sì. Benvenuta su Studio 100 by Night. Studio 100 by Night? Brava. A che ora andate in onda, ragazzi? Indovina. Mezzanotte in poi. Brava. E possiamo dire quello che vogliamo, perché brava, siamo fuori dalla censura. Yes. Yes. Quindi possiamo. Yes. I can boogie. E la so che tu sei un personaggio, non solo perché sei statuaria, complimenti alla mamma. No, non solo alla mamma. No, complimenti alla mamma che ti ha fatto. Alla mamma, al papà, la a me mamma, stesso, papà, al chirurgo plastico. Ah, è vero? Vabbè, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Parliamo un po' di questa tua presenza in Puglia. Ti piace la Puglia? Tu, ma guarda che io ci vengo sempre, io veramente periodicamente l'estate ne faccio tantissime serate qui in Puglia, per cui la conosco molto molto bene. Cosa ti piace di più? Polignano al mare, quanto che bello. Come località? Come località, sì. Il mare di Leporano l'hai visto?
Non ancora, domani avrò occasione, anche se non ho portato il costume, per cui... puoi andare senza. A mezzanotte magari, ma non durante il giorno. Mi chiami e... A mezzanotte? Ci mettiamo d'accordo. Sì, a mezzanotte non ci sarò più. Bene, ok. Dunque, ma avrei assaggiato qualche tipicità del posto, non so, ti piace mangiare? Sì, adoro mangiare, infatti dopo andrò a mangiare, adesso non ho ancora mangiato perché sennò non sarei entrato nel vestito, però dopo comunque non avrò questo problemi. Bene, hai assaggiato qualche specialità, non so, ti piacciono allora, le non vado mai via da qua senza le orecchiette fatte a mano, senza la burrata, senza l'interno della burrata che la danno nel vassoio, proprio me la mangio mentre che torno a casa. Ah, ecco, in macchina, sì. In aereo. Sì, in aereo, sì. Okay. Tu di dove sei? Io sono tedesca della Germania. Vabbè, della Germania lo sappiamo. No, perché ci sono tantissimi paesi in cui si parla la mia lingua, come l'Austria, come la Svizzera, comunque sono tedesca della Germania, sono bavarese, napoletana della Germania. Ah, bene. Infatti è lì dove c'è il cuore, diciamo, della Germania, la parte emozionante, vero? Perché dicono che i tedeschi sono freddi. No, perché noi siamo, te l'ho detto, napoletani della Germania, perché noi siamo in estremo sud, per cui anche io sono una del sud. Che rapporto hai con gli italiani, quelli che quelli che tentano di avvicinarsi a te? Diciamo, allora, generalmente il rapporto con gli italiani è molto buono perché da 20 anni che sto qui, per cui si vede che mi piace. Quelli che si avvicinano dipende che piacciono a me o no. Bene. Si accorgono, non ti preoccupare. Sì, eh? Sì. Ma meni? Anche se non passano le parole, normalmente passano le parole, se non passano le parole basta anche, guarda, basta fare così, guarda quando lungo la mia mano, non ci arriva più. Vabbè, io mi hanno detto di stare, sono attento. Disarmato. Attentissima al lupo, alla lupa, va bene. Non morde. So che sei simpaticissima. Io non ti conoscevo dal punto di vista della, sai, quello che si vede dietro alla telecamera, perché poi durante le riprese televisive si è sempre un po'... Ci siamo conosciuti da 5 minuti, aspetta un po', aspetterò. Aspetta un po'. Ma alla fine che cosa mi guadagno? Strada facendo capirai. Chissà che cosa succederà. Capirai. E là, una cosa soltanto, ancora prima di arrivare a quello che succederà strada facendo, te lo posso dare un bacio? Mi vuole dare un bacio? Aspettate un attimino. Non avete capito, non mi faccio baciare, io non mi faccio baciare, al massimo noi donne baciamo, non ci facciamo baciare. Sì, anche noi donne, vabbè. Amici, è leggermente confuso comunque, non vi preoccupate, adesso faccio una respirazione poco a poco e si riprende subito. Amici di Studio 100, è caldo? Sì, è tanto. È caldo. Amici di Studio 100 Bainati, fa caldo, io mi vado a ricoverare, a riposare. Per il momento è tutto. Per il momento è tutto. Castello Muscettolo, al centro dell'universo qui a Leporano, per questo evento, per questa quarta edizione dell'Eleganza in Passerella. Quarta edizione dell'Eleganza in Passerella, Leporano ha messo tutte le sue energie per portare avanti questo cartellone dell'estate leporanese che è iniziato il 1° luglio e terminerà il 30 di agosto. Questi due appuntamenti li aspettavamo dall'inizio della stagione, sono due appuntamenti di fine estate e siamo veramente arrivati stanche ma con tanta grinta. Ce la faremo perché anche domani avremo poi un'altra giornata impegnativa, quale la giornata delle Miss. Sarà una giornata intera dedicata a loro. Una giornata intera dedicata a loro. Io ringrazio Studio 100 SAT, Studio 100 By Night, Studio 100 tutta la redazione, il dottor Gasper Cardamone per la disponibilità, perché ci segue da sempre e ha un occhio attento al Leporano. Francesco Carpenzano a Taranto in via Campania è shopping bog, una moda giovane, allegra come te. Sempre, sì, siamo sempre in via Campania, quest'anno stasera vedremo la nuova collezione autunno-inverno 2008-2009, quest'anno abbiamo l'inserimento di qualche calzatura più particolare, c'è un flusso inglese, quindi abbiamo Nanny Street che presenta tutta una linea particolare sullo stile Converse, c'è grande ritorno al vintage anche sulle calzature e torna Converse. Insieme a Converse abbiamo il ritorno di Superga nell'abbigliamento solito grigio, solito nero, molta pelliccia di nuovo e per il resto veniteci a trovare. L'uomo volete la donna, fatemi capire. Dai, tranquillo, non ti preoccupare. No, se volete la donna ce l'ho.
Sì, lo so che adesso sta registrando. Così vi vedono a casa quanto siete carini. Vieni, dai. Allora, tanto lo sai che mando tutto in onda. Allora siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Siete voi. Siete d'accordo? Dai. La volete? Di. Per me è dovete fare qualcosa? Per me non c'è differenza. Quello bello dove sta? Eccolo là. Sentite, io vi lascio Monica. Vedete voi che cosa ci volete fare. Vieni Monica, vai. Divertiti. Bene Monica. Ciao. Come ti chiami? Il tuo nome? Com'è la situazione qua? La situazione è bellissima. Questa bellissima serata. Comunque te la devo fare io l'intervista, ok? Allora, voi siete grandissimi musicisti. Il vostro nome è il nome del gruppo, della band? Nottetempo. No, come no? Doveva dire lei, Nottetempo. Nottetempo, vabbè, lo dico io, Nottetempo. Ok. Nottetempo. Nighttime. www.nottetempo.biz. Bologna. Imola e Zorro. Ci vuole Zorro. Okay. Allora, che genere di musica fate? Heavy metal. Facciamo, sì, molto spinto. Adesso stiamo studiando anche degli arrangiamenti con delle influenze tecniche. Possiamo ammirare l'abbigliamento di questi grandi musicisti. Ecco qui. Posizione plastica. Questa è infatti la posizione plastica di Angelo, cortesemente. Grazie. Allora. No, realmente facciamo classici della canzone napoletana. E non solo. Che schifo! Come che schifo? Facciamo solo questo. Dove siete voi? Allora, siamo tutti, cioè viviamo tutti fra Taranto e Talsano. Però io provengo da Napoli. Bacoli, esattamente. Io vengo di su. Sono di su, quindi... Non lo dire. Non lo dire. Sono di su, purtroppo vengo qui giusto per suonare insieme ai compagni. Comunque sono di su i tamburi. Cosa suoni? Suona i campanelli. Beh, possiamo dire che siamo un po' gli strumentisti. Sì. Bellissimo. Ma cosa suoni alla fine? Dai, seriamente facciamo un discorso serio. Acustico elettrico, accompagnato dal maestro Andrea alla classica. Alla classica. E sono geloso. Io canto. Io li accompagno col furgone. Lui? Batteria. State facendo i mosconi insieme a questa bellissima girl. Alfonso, Monica, aiutami. Io ti ho detto, stai attenti a questi che sono pericolosi. Vedi, il più pericoloso si nasconde. Sì. Vedi, è dietro. Fa il timido, però poi alla fine tira fuori le unghie. Si sono comportati bene? Beh, dai, sì. Possiamo sentire che cosa... Progetti canterete. Per il futuro? Sì. Abbiamo fra un po' uscirà un nostro CD nuovo con due o tre pezzi inediti, stiamo decidendo ancora quanti più altri 4-5 brani ripresi dalla canzone classica poi napoletana. Se qualcuno che vuole mettere un pezzo inedito ce lo dà. E noi lo mettiamo. Posso fare una proposta? No. Mi fate il saluto a Studio 100 by Night cantando alla vostra maniera. Alfonso, noi abbiamo un'usanza di solito. Abbiamo una bella usanza di solito. Allora noi vogliamo lei qui perché dobbiamo fare una serenata. Sì. Lei Monica. L'abbiamo già avuta Monica. Vogliamo una. Fai Monica perché loro sono impegnati. Vai. Serenata a Monica, vai. A Monica la serenata. Fatti la serenata. Canta tu, canta. No. Scusa, Nico, per cortesia. Ecco qui, ecco, vai. Ecco. Carlo, vai, tipo papà. Un attimo che si stacca la cinta. Un attimo, siamo pronti? Are you ready? Ready? 4-5. Grazie, arrivederci. C'è una chitarra o poche luna, è come dolce che sta serenata, sospira d'amore, piano piano, parla roce, ben innamorata, ti voglio bene, tanta bene, lontana te non posso più cambiare. La voce una chitarra o poche luna, è come dolce che sta serenata, a bocca toi s'accosta più vicina. Basta. Mi salutate Studio 100 by Night e basta. Vai. Studio 100 by Night. Ciao. Merda. Amici del by Night, tutto è pronto, comincia l'eleganza in passerella, quarta edizione, seguiteci.